Dopo anni di attesa, gli Achei Crotone sono tornati finalmente nella loro casa, presso un settore B completamente rinnovato e con una vittoria condita dal risultato 20-0. Coach di questa stagione in terza divisione sono Giacomo Gagliardi e Michele Fumarola. Protagonista al settore B è stato lo Sport, sul nuovo manto in erba sintetica, dove i crotonesi hanno battuto i Briganti di Napoli. Insomma, inizia questa nuova stagione. Quali sono gli obiettivi? Allora, gli obiettivi per la stagione sono... È difficile da spiegare, nel senso, perché noi quest'anno, di solito si dice sempre vogliamo vincere qua, vogliamo vincere là, vogliamo fare un tot di vittorie. Noi quest'anno stiamo cercando di creare un qualcosa, abbiamo un progetto che vuole andare a lungo termine a creare una realtà che è già consolidata da più di 30 anni a Crotone, farla crescere ancora di più, cercando di arrivare a obiettivi sempre più alti, ma costruendo delle fondamenta veramente solide. E grazie, parlo di questo perché stiamo lavorando con i nostri vicini, nel senso che quest'anno abbiamo una grandissima collaborazione dai ragazzi dalla Puglia che hanno aderito al progetto già dall'anno scorso, alcuni altri si sono aggiunti in maniera molto forte, sentono molto questa la maglia, la nostra squadra, i nostri compagni, siamo già una grande famiglia e stiamo lavorando per costruire un qualcosa che possa crescere e dare sostanza importante al territorio come abbiamo già fatto negli ultimi 30 anni, ma sempre andando avanti. Vi piace questo nuovo settore B? Ci piace, abbiamo penato un pochino perché le difficoltà di questa stagione nascono proprio dal fatto che abbiamo iniziato tardi, perché il settore B è stato consegnato adesso, quindi siamo stati senza casa nostra per tanto tempo. Però adesso siamo qui, è bellissimo, speriamo di onorare. Defensive coach Michele Fumarola, nel football americano un nome ben noto. Michele è una gran bella persona, diciamo che ha un palmarès di tutto rispetto, ma noi ci siamo conosciuti l'anno scorso, abbiamo deciso di lavorare insieme perché abbiamo lo stesso modo di pensare, diciamo, nel campo, che sia giusto che sia sbagliato, abbiamo trovato un punto di incontro. Questo punto di incontro ci sta facendo lavorare bene, già basta pensare che ha vinto un campionato di football a 7 l'anno scorso, quest'anno insieme, perché anche i nostri compagni di squadra, io compreso, siamo andati a Bari a dargli una mano, abbiamo giocato una finale, quindi è un allenatore con i giusti principi che sa settare la squadra come deve. Noi siamo stati felicissimi di riconfermarlo.